azione, a mio parere c'è anche da porsi, tradotto, abbonatevi, allora fatta questa operazione però non basterà e bisogna anche entrare nella reale potenzialità che ognuno di noi ha, che è contemporaneamente fruitore di informazione ed è in grado di moltiplicare l'informazione. Purtroppo molti di noi non hanno ancora assunto quell'atteggiamento resistenziale e positivo che la condizione attuale, nella quale fascismo e razzismo insieme stanno attentando non solo ai diritti dei migranti, che giustamente vengono considerati qui, ma la macchina da guerra costruita è costruita contro di me, perché è vero che il problema dei migranti è relativamente piccolo, il problema vero è la povertà, il problema vero è togliere i diritti, il problema vero è riaffermare la supremazia ancora più grande di chi più ha rispetto a chi meno ha. Allora, io non so quanti di noi siano buoni, immagino molti sinceramente, è un ambiente che conosco e mi fa piacere pensare che le persone che sono qui siano anche buone, ma non stiamo parlando di questo. Io per esempio da tempo, comincerò forse a farlo, vorrei andare in giro col cappello con scritto la mia pensione la sta pagando Ahmed, perché così è. Io sono pensionato. Ora, questo fatto che si tratta dei miei diritti, noi lo stiamo dicendo troppo poco. Questo fatto che si tratta, come nella famosa lettera, prima verranno a prendere quello, poi quell'altro, poi alla fine lo sterminio, e di ciascuno di noi, è proprio quella la situazione. Perché contemporaneamente ai diritti degli ultimi vengono aggrediti i diritti dei penultimi, viene detto ai penultimi che i loro diritti sono negati perché gli ultimi li stanno negando, quando è del tutto evidente che sono i primi che stanno togliendo i diritti ai penultimi e agli ultimi e a molti di quelli intermedi. Allora è necessaria un attivismo che nel mondo dell'arci peraltro c'è, ma forse può essere, c'è anche ovviamente quel che resta della sinistra politica, un attivismo che mette anche a frutto le capacità, le competenze, le relazioni. Noi siamo persone che hanno un grande numero di relazioni. Al bar bisogna cominciare a parlare. Bisogna cominciare a parlare e dire queste cose, dire chiaramente, per esempio, lasciar cadere un sono molto preoccupato, gli immigrati diminuiscono, ho paura per la pensione. Dire questo aiuta, sarà sottile, poi anche un, come dire, Salvini razzista ci sta, perché no, ecco. L'esperienza che ognuno di noi ha già fatto di concomitanza delle idee di coloro che vogliono negare i diritti dei migranti con gli stessi che poi dicono sarà bene fare una tassazione uguale per tutti perché i ricchi già pagano tanto e quindi sarà bene evitare che paghino di più, che poverini hanno già la vita più difficile. Ecco, riportare in una situazione nella quale i poveri aumentano e non sono tutti migranti, evita di far sembrare, anche a causa delle nostre parole, criticabili naturalmente, anche a causa delle nostre parole, che noi vogliamo essere buoni. No, io voglio essere libero, è un'altra cosa.